Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Naro89 e siamo ritornati con Pokémon versione Smeraldo. Bene, iniziare a trovare una squadra a cuore. Ok, nello scorso episodio siamo entrati nei due covi del team Idro e del team Magma. Vediamo un attimo, tizio, cosa vuoi? Cosa? Non sono del tutto sveglio, prendi questo. Ok. Che sonno? Dovrebbe essere ipnosi, appunto. Comunque, in questo episodio dobbiamo andare alla ricerca del sottomarino rubato dal Team Hydro. Ok. Questo passaggio prima era bloccato da dei Whalmer del team Hydro, adesso ormai è libero. Però prima di tutto comprarsi dei repellenti, vediamo un po'. Repellenti max, quante me le posso comprare? Sì, però meglio, guarda. Una cinquantina? Grazie. Non si sa mai. Ok. Per lente max, e cominciamo a affrontare gli allenati. Notare cominciano gli armi. Che ne dici di una lotta? Sono qui a nuotare solo soletta nel mezzo dell'immenso mare blu. In realtà non è vero. Come posso dire, è commovente. Meryl e Gyarados. Perché non ho cura dei Pokémon? Sono davvero un idiota. Ok, bolla raggio. Ok, era assalto, mandato KO. Ce la faremo mai? No! Ok. Ok.
C'è un'isola, lì c'è una casa. No, no, il sub cerca tesori. Tu non temerario che scandagli le abissi del mare. Perché i tesori sì. Questi qua è tipo. Questo qua vi darà per esempio una scuola gialla. Quel coccio giallo dirà tipo la pietra tuono. Coccio rosso. Pietra focaia. Serviranno. Non ce l'ho più. Non ho speranza. Sono allenatori tipo Lotta e la palestra di verde azzurropoli non ha alcuna chance. Ah, pugno, pugno, pugno. Non guardare neanche il nodo, soltanto colpendo a terra. Vuoi che ti insegni un dimo in pugno? No, grazie. Anzi. Vediamo un po'. Al posto di. Un po' e confonde, ma impreciso. Ok, non lo voglio più. Ok. Vediamo un po'. Voi in verde azzurropoli, se andate in una casa precisa, adesso non mi ricordo quale, penso questa qui sopra. Fate quelle scotte. Questa casa? Ci dovrebbe essere un pescatore, ecco qui. Ehi, salve allenatore, il superamo è un portento. Che se ne dica, è ottimo per pescare Pokémon dei fondali marini. Che lo pensi? Lo vuoi? Sì. Lo sapevo, dopo tutto ci sarà un pur motivo per cui si chiama Superamo. Otteniamo un Superamo. Se c'è dell'acqua, prova a lanciare il tuo amo e vedi se abbocca qualcosa. Ok. Qui prima abbiamo avvistato, a parte questo. Questa roccia è molto speciale perché la gente accende spaziali in occasione dei lanci la usano come portafortuna. Come quando si fa esprime un desiderio quando guardi le stelle cadenti. Io lo scrivo sempre su un fogliettino, sì, proprio così. Ok, qui c'era Scott. Ok. Naruto, come vanno le cose? Io sto benissimo. Ho sentito dire che i capopalestra di Verde Azzurropoli sono molto forti. Quindi ho deciso di venire a vedere con i miei occhi. C'è qualcosa di strano in questa città. La gente non parla altro che di una lettera. Lettera di avvertimento del centro spaziale. Comunque non penso che siano cose che mi riguardino. Ok. La vita pur stabilendo la sua dimora sulla terraferma, gesti dal mare. Terminato il proprio corso, la vita ritorna alla terra. Un filo invisibile lega di continuo il mare e la terra, proprio come questa spiaggia. Rede Ball. Che ha più probabilità di catturare Pokémon di tipo acqua e di tipo coleottero. Proprio sì, di tipo acqua. Qui ci dovrebbe essere il nostro prossimo Pokémon. Vediamo un po'. Ragazzi, lo trovo e ci vediamo più tardi. Ok ragazzi, l'ho trovato. Questo sarà il mio ultimo Pokémon. Che forse non riuscirò a catturare. Anzi, proviamo direttamente così ragazzi.
Ci ho voluto un po', però. Siamo la master. No. Acqua e coleottero. Con la rete ball. Da. Ah. Tocca usare la ultra ball adesso. Ok, abbiamo catturato Wilmer molto velocemente. Niente soprannome. Giusto. Ok. Adesso allenerò un po' la squadra. Più che altro un po' Wilmer. E vediamo. E andremo a combattere contro la palestra. Ok ragazzi, ho allenato un po' Wilmer. Non tanto. Fino al 39, poi Manetrick al 39 ha imparato morso. E Ariyama voleva imparare in pancia un burro, però non gliel'ho fatto imparare. Ok. Palestra Pokémon di Verde Azzurropoli. Palestra Tell e Pat. Un sodalizio magico. Anzi, potrei fare una cosa. Scusatemi. Sì. Man. Surf. Faccio vedere anche le loro mosse. Dopo il salmoninello, che non è che serva tanto. Ok. Adesso lascerei così. Oh mio Dio. Dimmi che mi butteranno dei baltoi, per favore. Così uso surf. Aspetta, non ho aria. Sono genio. Psiche. Irlia e Kadabra. Allora, mosso su Kadabra perché mi fa un po' più paura. Fulmine su Kirlia. Vediamo un po'. I livelli un po' ci sono, per fortuna. Adesso. Divinazione. Ok. Tappa. Ho perso. Devo ritirare il mio spirito. Hai percorso un cammino grandioso. Ok. Trasportiamoci. Adesso ovviamente devo per forza battere questa allenatrice. Il tuo futuro, se riesci a battermi, per il tuo avvenire. Vediamo un attimo, Ok. Beh, lo sgomento di Wilmer dovrebbe essere buono, visto che è super efficace contro i psico. Faccio levitare Pokéball telepaticamente. A volte mi manca la sincronizzazione. Girafaring. Brutto colpo.
Aspetta, come posso... La posso spostare sta scatola oppure... Non mi ricordo niente, raga. Secondi, eh. Questo si ritorna indietro. Ah, ecco. Era un altro. Una psico maggiordomo. No, streghetto e maggiordomo. Gentiluomo. Giraffa King e cadabra. Ok, morso, dovremmo andare campo. No. Una cosa del genere tipo ordina qui Naralz di livello 36. Vorrei fare un po' veloce. Morso, così li va a salire a livello 40. Oh, ok. Così. Tipo lasciarla così, una cosa del genere. Però sono ACAB. No. Kirlia. Marsi ancora, sì, va bene. Ok. Really? Dumbass.
Natu. Ok. Andiamo qui in basso. Cosa c'è? Oh. Sì. No, non li avevo sfidati. Ah, uno. Che bello avere Boba Fett. Mio Dio, è vero, è un canto. No. Ok. Ok, ragazzi, ho salvato. Prepariamoci i Pokémon. Ok. Dovrebbe andare bene così, anzi, fatemi pensare un attimo. Direi di fare. Sì, meglio così, perché di sicuro partiranno tipo. Uno mi ricordo Claydol. Ah, scusate. Non ho letto i sottotitoli. Vabbè, siamo gemelli. Non abbiamo bisogno di parlarci perché ognuno di noi legge nella menzione dell'altro. E tutte le nostre. E tutto nelle nostre menti. Siamo molto affiatati. Vediamo se riesce a batterci. Se mi ricordo bene, uno parte con Claydol. L'altro penso ho fatto bene pure a mettere. Parte la sfida di Telepath Capopalestra. E Claydol Exato, che fortuna, guarda. Direi che partiamo su un fendifoglia, tipo. Vediamo un po'. Rock Shop Psico. Sì, ho voglia. Sto riaggio su chi, su chi, su chi. Può andare. Statico, adesso me lo paralizza. Sincronismo. Però quello mi usa sempre terremoto. Diamine. L'avevo calcolato poco bene. Non scintilla poke. Non scintilla poke. Non Pokémon. Grazie a Dio. Dino. Pozione. Ok. Ti prego, Giovanni, Giovanni, fai la tua scena. Sì. Adesso c'è Lunaton e Solarok, questo lo so. Vediamo un po'. Non così. Scintilla. E fin di foglia. Vediamo un po'. Extreme Battle Pokémon 2. Brutto colpo, che fortuna. Dovrebbe essere una bella battaglia questa. Mettiamo Wailmer che ha sgomento. Scintilla e sgomento. Vediamo un po'. Noto un uso psico. Più veloce. Dai, resisti, resisti, resisti. È impossibile, diamene.
Andiamo con Swallow. Almeno tu reggilo. Non sono sicuro, eh? Quindi è meglio fare... No. Ecco. Posto. Ho dato. Se mi ricordo bene, occhiali neri a Manitrick. Perché non ho usato direttamente Marso? Sono un genio. Scusate ragazzi, ma lo devo usare per Manitrick. Di sicuro sarà iperpozione. Almeno non ricariche totali. Come può resistere, diamine? Non tu, diamine. Ok. Perché ho usato fulmine su una parte? Vabbè, forse è meglio. Così almeno facciamo fuori uno. Cerchiamo di fare fuori. Vediamo quanto gli tolgo. Buono. Usa morso, dai. Poco. Resisti per favore, Manitrick. Resisti, non come prima. Cos'è? La bacca arancia, qualcosa, bacca cedro, pure peggio. Brutto colpo lo fai adesso, vero? Se resistevo, potevo che ce la faccio. Guarda, forse che ce la faccio. Sempre così devo fare. Oh, altri due veri vitalizzanti. Per forza sono Manitrick. Ci devo provare, raga. Ah, mi dispiace, Ariama. Morto. Allora, morso, non zaino, ma fulmine su Xatuo. E Xatuo non muore perché rimane con un HP, ovviamente, è vero? È super efficace. Prima è rimasto con un HP, adesso no. Che fortuna. È risalito a livello 41, fa più danno, attenzione. Super effected. Ho dovuto usare due rivitalizzanti max. Dannazione. Non è manco finita perché gli ho dato la bacca cedro. Fulmine. Siamo più veloci. E dovrebbe essere finita qui. Sudata. Ma guadagnata, diamine. Che cosa? La nostra accoppiata è stata sconfitta. Ha vinto. Così stanno le cose. In riconoscimento prendi questo. Naruto riceve la medaglia mente da Telle Pat. La medaglia mente potenzia attacco speciale, attacco di... L'attacco speciale e la difesa speciale dei Pokémon.
Ti permette anche di usare la mossa MNL Sub fuori dalla lotta. Prendi anche questo, MT-04, calmamente. Calmamente. Attacco speciale e la difesa speciale è una mossa perfetta per i Pokémon di tipo psico. Come sempre. Ok. Possiamo andarci a curare i Pokémon? Ok, ragazzi, direi che questo video può finire qui. Noi ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao ragazzi!